Forse sì, mi sentite meglio così. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere presenti qui stasera. Grazie al nostro speaker, al professor Daniele Manacorda dell'Università di Roma III. Io sono Simona Gallerani, sono ricercatrice di cosmologia della Scuola Normale Superiore, sono collaboratrice del progetto VIS. Il progetto VIS, dunque VIS è un acronimo che sta per Virtual Immersion in Science, che significa immersioni virtuali nella scienza. È un progetto di divulgazione scientifica della Scuola Normale, riguarda diverse aree come potete vedere in questa figura, quindi riguarda sia la cosmologia che la biofisica, archeologia, chimica e fisica delle particelle elementari. Il progetto VIS, innanzitutto ci tengo a portarvi i saluti del professor Andrea Ferrara e del dottor Marcos Valdés, che sono il responsabile e il coordinatore del progetto VIS, che purtroppo questa sera non sono presenti. Volevo spiegarvi quali sono gli obiettivi del progetto VIS e fondamentalmente l'idea è quella di spiegarvi i risultati più importanti ottenuti nell'ambito della ricerca sia della Scuola Normale che delle università in Italia. L'obiettivo è anche quello di in qualche modo farvi capire cosa significa fare ricerca e in che cosa consiste l'attività di ricerca al giorno d'oggi. Diciamo che le attività del progetto VIS sono molteplici, non solo queste conferenze pubbliche come quella a cui state partecipando oggi, ma ci sono anche diverse altre attività. Vi consiglio di visitare il sito vis.sns.it in modo da avere un'idea più precisa del progetto, ma nello specifico vorrei invitarvi a prenotare una visita al Cave 3D. Il Cave 3D è una stanza futuristica in cui potete visualizzare dei risultati scientifici, non solo visualizzarli ma proprio interagire con questi dati scientifici, quindi una vera e propria immersione nella ricerca. E il Cave 3D fa parte del Dreams Lab, ringrazio quindi il Dreams Lab per darci la possibilità di utilizzare il Cave 3D nell'ambito del progetto VIS. Il Dreams Lab è presente nel Palazzo della Carovana, potete appunto prenotarvi per una visita a questa stanza futuristica. Alla fine della conferenza potrete visitare una esposizione a tema nella sala qui vicino, la sala del ballatoio. Potrete vedere, verranno esposti ed illustrati alcuni testi preziosi, antichi, di archeologia della biblioteca della Scuola Normale, così come diversi documenti storici dall'archivio della Scuola Normale. Potrete vedere anche delle splendide foto da drone sugli scavi archeologici di Segesta, forniti dal Laboratorio di Scienze delle Antichità. Ringrazio quindi l'archivio, la biblioteca e il Laboratorio di Scienze delle Antichità per questa collaborazione e a questo punto lascio la parola al professor Ampolo, direttore del Laboratorio di Scienze delle Antichità, il quale ci presenterà il nostro speaker di stasera. Grazie. Per introdurre il nostro ospite, che sono molto contento che ha accettato di essere presente qui nei progetti del VIS, di Outreach, e
dopo l'archeologo Paolo Mattie, che appunto ci ha condotto nel vicino Oriente in Siria. Oggi abbiamo qui appunto Daniele Manacorda, che rappresenta al meglio una fetta importante dell'archeologia italiana. E Daniele Manacorda si è formato a Roma, ci conosciamo da quando eravamo studenti, è un po' più piccolo di me di paio d'anni, ma diciamo ci siamo conosciuti già allora da studenti. E è una personalità poliedrica, evitatemi di fare lodi, critiche o altro perché non è il mio terreno preferito, ma diciamo così ha avuto una notevole capacità non solo di occuparsi di campi in apparenza diversi, ma di mettere in rapporto settori documentari diversi con una problematica non strettamente archeologica, è quello che a me, diciamo così, mi è piaciuto di più di una parte importante della sua attività, cioè non solo si è occupato per esempio dei problemi di instrumentum e di cultura materiale, in particolare studi di anfore, ma a questo ha saputo unire sempre un fortissimo interesse per l'epigrafia latina e alcuni problemi storici, e poi un'attività molto forte di ricerca sul terreno, sul campo, e c'è un monumento di Roma che, diciamo così, gli ha guadagnato non solo una stima universale, ma anche, devo dire, un senso di gratitudine per aver dato alla città un complesso importante, quello della Cripta Balbi. Chi non lo conosce può andare a vedere perché è una presentazione notevole ed è frutto di un lavoro condotto per molti anni in maniera coerente. A questo appunto, questo filone l'ha portato a occuparsi molto di archeologia urbana, temi di topografia romana, ma sempre in un'ottica molto ampia e diversa. Si è occupato anche molto anche di, diciamo, di divulgazione. La rivista Archeo ha pubblicato spesso molti contributi suoi a carattere, diciamo, generale, diciamo, fra virgolette, anche politico, e da ultimo si è occupato molto anche di temi, diciamo così, di politica culturale, ecco, con varie cose che hanno suscitato anche polemiche. Io stesso non ho seguito tutto, ma insomma, da vecchio statalista formato molti anni fa, sono a volte un po' in difficoltà davanti alle, diciamo così, alle diverse opinioni che stanno emergendo negli ultimi anni. E quindi siamo davanti a una figura notevolissima, di eccezione, che ha unito questi forti interessi molteplici fondendoli insieme, ripeto, archeologia urbana, studio e valorizzazione di monumenti, museologia, perché la Cripta Balbi è fortemente legata a Daniele e ai suoi collaboratori, aspetti molto forti di metodologia che sono un interesse non certo peculiare suo, ma diciamo condotto avanti con molta forza. È inutile stare a dare l'elenco nutrito delle pubblicazioni che poi trovate anche online, ma tanto per dare un piccolo esempio significativo, a lui la terza ha attribuito in quella fortunata serie della prima lezione di, proprio la prima lezione di archeologia. E quindi al di là di, diciamo così, di ogni altra considerazione, è un piacere averlo qui oggi e ancora di più un piacere di vederlo condurci in un altro, diciamo, in un altro luogo, lontano da Roma, dall'Italia e da altre zone, addirittura in Iberia, con un legame con un grande sovrano dell'antico Israele. Grazie. Grazie a te e grazie a tutti voi che siete qui stasera. Io ho accettato molto volentieri l'invito che mi hanno fatto i colleghi pisani, perché, l'ho detto subito, mi piace molto il taglio che è stato richiesto a questo tipo di conversazioni, quello cioè di descrivere una scoperta in termini non tecnici, per quello che è possibile, ma presentandola come una narrazione, toccando quindi possibilmente aspetti non solo scientifici, che sono evidentemente necessari, ma per così dire anche umani del fare ricerca. Però li ho avvertiti e avverto voi che non avrei parlato di una di quelle ricerche
che, virgolette, ci cambiano la vita. Avrei dovuto parlare allora, non so, forse del cantiere della Ritta Balbi, di cui parlava il professor Ampolo poco fa, dove sono entrato giovane trentenne, che da grande voleva fare l'archeologo, e ne sono uscito scanzonato quarantenne più di 10 anni dopo. O magari vi avrei dovuto parlare degli scavi dell'Acropoli di Populonia, dove ho lavorato per 12 anni insieme con i colleghi di Pisa, in un posto d'Italia tanto meraviglioso quanto sconosciuto, o forse anche per questo. Insomma, non vi parlerò di una ricerca che mi ha cambiato la vita, ma di una ricerca che mi ha fatto divertire, e quindi scusate se è poco. Il divertimento poi in fondo non è che cambiamento. È una ricerca che mi coccolo da una decina di anni, quasi che non volessi staccarmi da lei, perché ogni volta che ci rimetto le mani mi trovo fra le dita qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non avevo neanche immaginato né tantomeno capito. Insomma, è un bel groviglio da dipanare, per il quale non ho certamente tutte le competenze necessarie, se non però una certezza, che è quella che le scoperte più belle sono quelle che si fanno sui confini delle discipline, come ci insegnava già tanti anni fa Marc Bloch. E in un mondo di super specialisti, destinati a sapere sempre di più su sempre di meno, che sembra un po' una condanna del XXI secolo. Dico una condanna perché in questo modo si delega spesso ad altri, non sempre ai migliori, la comprensione olistica del mondo. Diciamo, la consapevolezza abbastanza serena delle proprie approssimazioni, almeno per quanto mi riguarda, viene ripagata a usura da quell'aria fresca che entra ogni volta che si apre una nuova finestra, senza sapere magari qual è il panorama su cui ti affaccerai, ma sicuri che quel panorama nasconde da una parte o dall'altra anfratti e vedute che rendono la vita più bella e più piacevole. Vengo al punto per proporvi un tema storico molto di nicchia che riguarda il soggiorno di Erode e di sua moglie Erodiade tra i Pirenei in qualità di esiliati di rango. Storia e archeologia, filologia e religione, epigrafia e archeometria, per così dire inscatolate l'una dentro l'altra, permettono di ricostruire, come facciamo noi archeologi, per via di tracce, ma su basi relativamente solide, poi mi direte voi che ne pensate, una vicenda secolare che la ricerca iperspecialistica, della quale non possiamo fare a meno, ma verso la quale avrete capito che non ho tutte le mie simpatie, ha guardato sinora con sufficienza e distacco. Vi parlerò quindi di Erode dei Pirenei, ma dentro un percorso un po' intricato che ci servirà a mettere in luce la poliedricità delle discipline umanistiche e a comprendere che le certezze e le consolazioni degli specialismi nei quali a volte ci rinchiudiamo possono essere messe un po' in crisi da una visione contestuale dei dati. E tanto per capirci, prendiamo le mosse da un ambito non specialistico ma super specialistico, che è quello che negli studi epigrafici chiamiamo l'instrumentum inscriptum, gli oggetti che recano con sé qualche tipo di informazione scritta, per poi risalire attraverso i suoi indizi agli scenari della storia politica, ai suoi paesaggi e a quelli anche della storia che si fa mito e addirittura folklore. Questa ricerca ha preso le mosse una decina d'anni fa, quando in occasione di un convegno recuperai una serie di appunti relativi ad alcune anfore commerciali, un tema di ricerca, diceva il professor Ampolo, che io ho seguito per molto tempo, anfore bollate, con dei marchi quindi, di una officina imperiale. Erano effettivamente materiali di quelli che si tengono in un cassetto e tutt'al più si citano in nota perché non si ha molto da dire. Tra le mani, infatti, io avevo un bollo
raro, che almeno era però di lettura chiarissima. Ex Figlinis Caesaris, dalle officine di Cesare. Come chiaro era il tipo dell'anfora cui apparteneva, che noi archeologi chiamiamo comunemente di tipo Dressel 2-4, sono quelle che vedete lassù in alto. Conosco solamente 6 esemplari di questo bollo. Il primo viene dagli scavi di Ostia Antica. Il secondo fu rinvenuto 100 anni fa in una villa nei pressi di Pompei e pubblicato quindi nelle notizie degli scavi dei Lincei. Il terzo viene addirittura da Gerusalemme. Il quarto dagli scavi di Emergenza sulla litoranea di Cadice. Il quinto viene dalla regione londinese di Southwark sul Tamici, dove è stato ritrovato nel 1870. Il sesto viene da Saint-Bertrand-de-Comminges. Siamo nella Haute-Garonne, cioè appunto nel cuore dei Pirenei. Come vedete, la quantità dei bolli è veramente striminzita, ma la loro distribuzione va dal versante atlantico all'estremo levante mediterraneo. È già qualcosa, anche se troppo poco per illuminare una produzione che fa riferimento ad un luogo indefinito, queste figline, e a un Cesare altrettanto indefinito. Come far parlare questo marchio in fondo così reticente? L'analisi potrebbe distinguere l'archeologia, quella che chiamiamo l'archeologia della produzione, quella che chiamiamo l'archeologia del commercio o quella che chiamiamo l'archeologia del consumo, tutte e tre implicate in questa ricerca. Per quanto riguarda la prima, possiamo muoverci ovviamente su 2 sistemi di fonti, la fonte scritta, in questo caso il testo epigrafico, e la fonte archeologica, cioè il supporto di questo testo. Rapidamente, la citazione di figline sui laterizi è fenomeno noto, che diventa diffusissimo a Roma nel II secolo d.C., quando incontriamo molte figline di età imperiale. Sulle anfore commerciali, invece, questo fenomeno è molto più raro. Lo troviamo in casi molto, molto isolati. E quindi, essendo più raro, è anche più intrigante. Anche la citazione dell'imperatore compare spesso sui laterizi, ma compare assai meno sulle anfore. Questi sono mattoni con bolli imperiali. Queste sono le uniche anfore che noi conosciamo con bolli imperiali, sono le anfore che portavano l'olio dell'Istria, l'olio della Betica, l'odierna Andalusia, l'olio della Tripolitania. Insomma, vedete che l'analisi del testo non inquadra il fenomeno se non molto genericamente. Forse è meglio andare a vedere qualcosa sull'oggetto. La documentazione epigrafica, come vedete, è molto diversa, disomogenea. Da qui però si può comunque capire che queste impronte appartengono sicuramente a 2 punzoni diversi. Alcuni esemplari presentano infatti, è un dettaglio, il termine figlinis con la seconda I, nana, sono quelli che vi ho cerchiato di rosso. Vuol dire che è una produzione che ha una sua articolazione interna. Il supporto appartiene, dicevamo, a una famiglia eterogenea di contenitori da vino prodotti in Italia che traggono ispirazioni dalle anfore ellenistiche dell'isola di Kos e trovano poi imitazione in Gallia, in Spagna, nell'Occidente dell'Impero. I nostri frammenti sono però troppo esigui per attribuirli ad un sito produttivo solo sulla base tipologica, la forma dell'orlo, la forma delle anse. In questi casi è l'archeometria che può inquadrare il problema in termini un po' meno aleatori. In particolare l'analisi mineralogico-petrografica che abbiamo potuto eseguire su un frammento di Ostia ha messo in luce una possibile provenienza dell'anfora dal settore compreso fra la Toscana e la Campania, quindi un settore, diciamo, del Tirreno centrale. È già qualcosa. È già qualcosa anche perché ho avuto la vera fortuna di avere a disposizione un campione da analizzare in sezione sottile, grazie al fatto che il frammento di Ostia era conservato nel laboratorio di una cara collega
alla Sapienza e me lo ha dato, e non era stato ancora trasferito in qualche deposito ministeriale, dove sarebbe entrato, come sapete, in qualità di patrimonio indisponibile del demanio, e la procedura sarebbe diventata complicatissima. Per quanto riguarda la cronologia, finora pensavamo che i bolli imperiali sulle anfore cominciassero solamente con l'età di Vespasiano, grosso modo 70-80 d.C. E in effetti l'indicazione dell'imperatore semplicemente come Caesar e anche l'analisi paleografica, che qui non vi sto a illustrare ma serve solo ad aprire una finestra, sono compatibili con una cronologia, diciamo, grosso modo nell'ambito del primo secolo d.C. Di più è difficile dire. C'è però l'esemplare di Ostia, lui solo, che ha anche un contesto stratigrafico della serie. Se si scavasse bene si avrebbero infinitamente più dati. Ma avete visto che molti di questi materiali vengono da sterri e scavi addirittura ottocenteschi. E ci dà un termine che noi chiamiamo terminus postquem non, tra l'80 e il 110 d.C. Nulla vieta però che il pezzo sia anche più antico, e infatti la cronologia dell'esemplare da Pompei ci dà un termine antequem al 79. Il bollo di Cadice proviene da un contesto che è stato datato tra la metà del primo secolo e l'inizio dell'età Flavia. Quello di Gerusalemme proviene dagli strati urbani che i colleghi israeliani mi hanno detto genericamente precedenti la conquista romana del 70. Così come nulla esclude che l'anfora di Sadarc, che è la testa di ponte romana verso Londinium, possa essere messa in relazione con il momento dell'occupazione romana al tempo di Claudio, saremmo addirittura nel 43 d.C., ma è evidentemente solo una congettura. In conclusione, siamo in presenza di una diffusione non ampia, forse tra l'età di Claudio e di Vespasiano, di un vino trasportato ai quattro angoli dell'impero, in anfore prodotte all'interno di un predium imperiale, che però non sappiamo dove stesse. Possiamo allora domandarci se la strana distribuzione di queste anfore, vedete, è vasta, ma è anche esile, abbia un qualche rapporto, per esempio, con i rifornimenti della nona militare. Ma salta agli occhi, penso anche ai vostri, che l'esemplare rinvenuto sui Pirenei non si trova precisamente sulla rotta atlantica. Eppure, forse proprio questo ritrovamento ci permetterà di capire qualche cosa di più. Dobbiamo insomma porre l'attenzione sul dato che più ci imbarazza. È l'anomalia, come spesso succede, che ci deve incuriosire. Una collega francese, esperta di questo genere di materiali, mi aveva mandato un calco di quel bollo che aveva recuperato negli archivi del Museo di Saint-Bertrand. Da lì dunque occorreva partire. Di quel luogo, di cui è inutile che vi dica che 10 anni fa conoscevo a malapena l'esistenza, venni così a sapere che veniva identificato con l'antica Lugdunum Convenarum, un villaggio sperduto che in età augustea si trasforma da modesta borgata di confine in un centro urbano di aspetto monumentale. Qualcuno pensa che fosse la capitale federale dell'Aquitania meridionale. Vidi allora che Lugdunum Convenarum era anche al centro di una bella querela storiografica, che a quel punto entrava quindi un po' di prepotenza nel dossier. Di che cosa si tratta, rapidamente? Da tempo molti ritengono che Lugdunum sia il luogo dove, siamo nel 39 d.C., Caligola spedì in esilio Erode Antipa con la moglie Erodiade. Ecco un nome che apriva ad un tratto tutt'altri scenari, mescolando due mondi, la storia romana e la storia evangelica, che siamo abituati, chissà perché, a tenere un po' separati. Facciamo un brevissimo passo indietro.
Erode il Grande, alla sua morte, aveva istituito uno dei suoi figli minori, molto complicata la storia della famiglia e ve la risparmio, uno dei figli minori, Antipa, tetrarca di Galilea. Durante un soggiorno a Roma, Antipa si era innamorato di Erodiade. Tanto si era innamorato che poi, quando torna in Galilea, la sposa. Il fatto però destò scandalo, perché Antipa era già sposato e Erodiade era anche sua nipote. Insomma, un vero pasticcio che sollevò le reprimende di Giovanni il Battista e portò alla sua uccisione, che è ben nota dai racconti evangelici. Qualche anno dopo, morto Tiberio, Erode Antipa, istigato da Erodiade, viene in Italia per chiedere a Caligola di trasformare la sua tetrarchia in regno, perché il fratello aveva avuto un regno e non una tetrarchia. Però andò male. Antipa fu accusato di complotto. Caligola stava nei bagni di Baia, evidentemente si irritò a vedere questo regolo che veniva dall'Oriente a chiedere qualcosa, e lo condanna all'esilio. L'episodio ci è raccontato da due passaggi dello storico Giuseppe Flavio. Il primo, più antico, è piuttosto conciso. Spinto da questi discorsi, perché è Erodiade che lo istiga, dice Giuseppe, Erode si presentò dinanzi a Caligola, il quale però ne punì l'ambizione esiliandolo in Spagna. Ed Erode morì nella Spagna, dove l'aveva accompagnato in esilio anche sua moglie. Nel secondo brano Giuseppe dice che Erode fu esiliato a Lugdunum, città della Gallia, Polin tes Gallias. Caligola propose ad Erodiade di non condividere il destino del marito, ma lei rifiutò. E così, è il commento di Giuseppe, Dio punì Erodiade per la sua invidia e Erode per aver dato ascolto alle chiacchiere di una donna frivola. Una terza fonte, parecchio tempo dopo, Cassio Dione, sintetizza l'episodio con poche parole. Erode di Palestina, messo sotto accusa dai suoi fratelli, venne esiliato hyper tas Alpeis, al di là delle Alpi, e la parte del suo dominio fu confiscata. I tre testi sono diversi, ma sono tutto sommato abbastanza chiari. Ma la loro apparente discordanza ha suscitato un dibattito lunghissimo circa il luogo dell'esilio. Si tratta della nostra Lugdunum Convenarum o si tratta della capitale stessa della Gallia Lugdunense, insomma di Lione, che è anche lei, Polis tes Gallias? Non se ne è mai venuti a capo, anche se a me francamente pare che la duplice indicazione di Giuseppe, che parla di una città della Gallia verso la Spagna, basterebbe da sola a riconoscere il luogo dell'esilio di Erode in quello sperduto centro di montagna, che aveva ormai acquisito però l'immagine di una città e quindi che aveva anche le comodità che richiedeva la presenza di una corte semiregale, semitetrarchica, per quanto caduta in disgrazia. Voglio dire, Lugdunum Convenarum non era la Tomis dove Augusto aveva spedito Ovidio sulle rive del Mar Nero. Fin dall'Ottocento si è dunque formata una tradizione locale a favore della tesi pirenaica, che mescola confusamente però argomenti convincenti e argomenti del tutto cervellotici, come quello che l'esilio di Erode e Erodiade andasse inteso sulla scorta del racconto evangelico come punizione per l'uccisione del Battista. Figurate voi a Caligola che cosa poteva interessare se Erode si era sbarazzato di un matto che girava nel deserto. I dubbi però restavano, tanto che uno dei primi scavatori di Saint-Bertrand, un certo Raymond Lisop, auspicava, siamo nel 1931, che il suolo della città potesse restituire un giorno una prova concreta di questo soggiorno di Erode in quella città e finalmente chiudere questa questione. Lui non sapeva di aver avuto già tra le mani quella prova che cercava. A queste posizioni localistiche, quindi venate da un certo tipico orgoglio localistico, ha fatto riscontro nel tempo una presa di distanza progressiva da un'ipotesi che in effetti non era dimostrata,
massima colpa nella storiografia è proporre ipotesi non dimostrate. Ma proporre ipotesi non dimostrate è la leva di qualunque scienza, perché è solo la dimostrazione della debolezza di un'ipotesi che riduce il numero delle ipotesi possibili e fa andare avanti la ricerca. Certo, le ipotesi non devono essere pura bizzarria. Questo atteggiamento di grande cautela, quindi, un po' pregiudiziale, si è andato, curiosamente per me, rafforzando sempre di più, a mano che invece una nuova stagione di studi, molto più controllati scientificamente, portava nuova luce e nuovi dati rispetto alla stagione dei confusi sterri archeologici avviata nella prima metà del Novecento. Più ne sappiamo e meno ne vogliamo sapere. Il pregiudizio che io chiamo iperfilologico non sta scritto da nessuna parte, quindi non si può dire. E antilocalistico, che è tipico di certa accademia sussegosa, che rispetto agli studiosi locali ha sempre un atteggiamento un po' da come vi permettete, ha dunque messo in discussione l'identificazione più comunemente accettata, il che ovviamente è, da un punto di vista metodologico, è un bene. Il dubbio va sempre mantenuto e argomentato. Ma non è che l'ha sostituita con un'argomentazione migliore, quanto piuttosto con una sterile sospensione del giudizio, con un agnosticismo inconcludente, e questo non aiuta la ricerca storica. Gli autori della recente carta archeologica della regione, un ottimo volume che pone le basi per moltissimi altri studi, se la cavano oggi definendo i testi di Giuseppe Flavio come le fonti discutibili di un esilio di Erode nella città pirenaica, episodio vero o falso divenuto leggendario nel folklore locale. Ah, nel folklore locale. E che si liquida così il folklore? Ma il folklore nasce dal nulla. Insomma, io penso che a volte lo stallo storiografico generato dal timore di proporre ipotesi offuschi un pochino la mente. E la vistosa ripresa degli studi su Saint-Bertrand ha quindi marginalizzato l'argomento, come se si trattasse di un gossip storiografico. In fondo, che ce ne importa se Erode o Erodiade sono andati lì? Ma guardate che è in ballo la prassi penale degli esili nella Roma imperiale, oppure è in ballo lo statuto urbano di un centro dell'Aquitania. Insomma, è ben altro il panorama storico in cui dobbiamo mettere questo presunto gossip. Il fatto è che l'esilio di Erode, noto solo dalle fonti scritte, non aveva trovato nessun riscontro archeologico capace di far fare alla questione uno scatto, diciamo, di un qualche rilievo scientifico. Riprendiamo in mano il dossier. Il nostro frammento poteva riaprirlo, questo dossier? Approfondita quindi la questione, aggiornata la bibliografia, non restava altro da fare che prendere la macchina e partire. Perché i posti vanno visti, vanno un po' vissuti, almeno vanno annusati. E quindi è quello che ho fatto, regalandomi un viaggio di studio, compagnia di mia moglie, mosso non dalla speranza di trovare chissà che cosa nascosto chissà dove, ma dalla convinzione che l'approccio ai luoghi è uno strumento forte per cogliere anche con empatia sensazioni e dettagli che diano un senso a ciò che apparentemente non ce l'ha, trasformando quindi una serie di dati in indizi, anche se non necessariamente in prove. Voi non immaginate che posto splendido sia Saint-Bertrand de Comminges, posso immaginare che forse nessuno di voi ci sia mai stato. E l'emozione che ho provato quando ho scorto in lontananza la sua cattedrale massiccia. Vi consiglio di andarci, anche scevri magari nella mente di qualunque fantasticazione storica. Figuratevi se poi avete anche quella meravigliosa scusa che avevo io, che aggiunge al piacere della breve vacanza il godimento della indagine indiziaria. Bene, io sapevo che i grandi sterri condotti negli anni 20 e 30 nell'area pianeggiante sotto la collina dominata dalla cattedrale avevano messo in luce
interi quartieri della città antica. Il nostro frammento proveniva dalla contrada Le Plan, la pianura, alle pendici del teatro, dove era stata sterrata, ma poi ricoperta, una grande dimora che oggi sta sotto questa verde erba che vedete in queste immagini. Una grande dimora posta dunque nel cuore della città. In quest'area che oggi è tornata ad uso agricolo, alla periferia del villaggio, bisognava dunque andare ad annusare l'aria. Perché sotto i nostri piedi sorgeva una lussuosa abitazione privata, organizzata attorno ad un atrio e a un peristilio, e affacciata sul decumano massimo della città, insomma, una casa sul corso. La parte occidentale, meno raffinata, era destinata ai servizi, quella orientale aveva i muri rivestiti di marmi e di affreschi, aveva i pavimenti a mosaico, un cortile con una fontana e più in là si trovavano addirittura i bagni privati riscaldati. Questa vera e propria residenza signorile, che a Saint-Bertrand de Comminges nessuno, a Lugdun un convenarum nessuno si sarebbe inizialmente, occupava un intero isolato, si estendeva su 3.000 metri quadrati di terreno, più un giardino di circa 1.500 metri quadri, con fontane e portici. La costruzione di questa grande casa, che possiamo definire come, senza dubbio, la più lussuosa di Lugdunum, viene oggi collocata, da chi ha studiato il luogo, tra gli anni 30 e gli anni 60 del primo secolo d.C., un periodo, come vedete, perfettamente coerente con gli anni di cui ci stiamo interessando. Ma c'è qualcos'altro. Negli scavi furono rinvenute anche alcune tegole, bollate con una sigla particolare che vedete. La dicitura «Res publica civitatis convenarum» ci dice infatti che si trattava di tegole prodotte per edifici pubblici e che la nostra casa dovette quindi avere probabilmente avuto la funzione di domus publica. Ecco allora che la posizione centrale nell'urbanistica di Lugdunum, il lusso delle strutture, arredi e corredi e la sua possibile natura pubblica mi portavano quasi per mano a concepire l'idea che quella casa, in quegli anni, potesse essere stata proprio la dimora dove trovò accoglienza l'esiliato Erode con Erodiade e la sua piccola corte. Ma la nostra ansia bollata da dove veniva? Una relazione del 1931 ci dice che era stata raccolta presso l'incrocio di due fogne, che vedete indicate da quella freccia, insieme con molti frammenti di ceramica e ostriche che fanno pensare a una cucina. Quell'anfora aveva dunque circolato in una cucina, sotto queste margheritine, dove il cibo buono non mancava, le ostriche non avevano allora lo stesso statuto che hanno oggi, però le ostriche al centro dei Pirenei ci andavano solamente se c'era qualche motivo che ci andassero. E era anche quest'anfora che circolava nella cucina piena di un vino raro, molto raro. Se un recente studio fatto su Saint-Bertrand registra la presenza di un numero davvero minimo di queste anfore che abbiamo chiamato 3624 e ne propone la data di arrivo a Lugdunum intorno al 40 d.C., esattamente l'anno dell'esilio di Erode. Ecco allora che l'attestazione di un contenitore di vino imperiale poteva essere messa in relazione con una fornitura del tutto particolare, giustificata proprio dalla presenza in quel piccolo centro di un gruppo sociale di rilievo, insomma, della corte di Erode, con buona pace della storiografia nichilista.
saremmo insomma in presenza di una fornitura di quello che si chiamerebbe un vino di carattere cerimoniale, che Caligola mandava a questa strana coppia per allietare, si fa per dire, le serate pirenaiche dell'ex tetrarca, già riempite però, come abbiamo visto, dall'affetto sincero della sua Erodiade, alla quale Caligola aveva proposto: ma se vuoi tu resti, non devi andare, e lei invece per amore era andata. Ma quell'anfora che fine aveva fatto? Di buon mattino, salito al bel museo che sorge a un passo dalla cattedrale, suonavo quindi al campanello. Dopo essermi fatto in testa un discorsetto sensato in francese, per non dare l'idea di un matto farfugliante alla ricerca di Erode e Erodiade, al giovane direttore che ci apriva la porta, gentilissimo, ma del tutto ignaro di chi si trovasse di fronte. Lui, buon conoscitore di marmi antichi e di ceramica, e la giovane moglie, addetta all'archivio e alla biblioteca, ci hanno dedicato tutta la mattina. Ci hanno accolto con pazienza e generosità, hanno aperto faldoni, aperto sottoscala, mentre io a pezzi e bocconi gli raccontavo un castello di ipotesi che loro, secondo me, trangugiavano con, diciamo, con una sorpresa un po' malcelata, ma anche con quella esteriore aplomba e serenità con cui si ascolta un pazzacchione che passava di là e ragionava di palo in frasca, dalle anfore ai Vangeli, dalle streghe alle tegole, al folklore locale. Perché? Perché la tradizione del posto identificava in vari luoghi dei dintorni di Saint-Bertrand anche, niente meno, no, la casa no, non ne era mai venuto in mente, ma la tomba sì, la tomba di Erode, in vari punti del circondario, e in particolare nel cosiddetto Maroc de Héran, una rovina imponente, insomma, un bel sasso, che caratterizzava il paesaggio della pianura all'uscita del villaggio, e noi conosciamo grazie a due sole incisioni fatte alla metà dell'Ottocento, perché poi è stata demolita con la dinamite all'inizio del Novecento per recuperarne le pietre. Notizia questa che io conoscevo attraverso una noticina a piedi pagina di una guidina locale che mi sentii di proporre ingenuamente alla nostra locandiera dove avevamo preso appoggio in quella casa lì. E dove mi sembrava un po' di giocare la parte, sapete, di certi antiquari del Grand Tour in giro qui da noi un paio di secoli fa. Dico: madame, ma ha mai sentito parlare di questa rovina rasa al suolo, non lontano da qui? Dice: ah sì, monsieur, sì, sì, ne ho sentito parlare, come no? Credo che sia stato mio nonno a farla saltare. Quel terreno è da sempre della nostra famiglia. Sì, però non saprei dirle di più, ma non è che lei ha qualche fotografia, una lettera? No, no, di più non mi ha detto. Però la mia empatia ha avuto anche lì uno scatto decisivo. Quindi il Maroc era morto, ma prima di morire era stato frugato nel 1885 e interpretato come un grande mausoleo i cui marmi, secondo alcuni, potrebbero essere stati reimpiegati già in antico nella vicina chiesa di Saint-Just a Valcabrère, che vedete qui, che è piena effettivamente di marmi antichi. Oggi quindi noi dobbiamo accontentarci di analizzare le murature del mausoleo sulla base solamente di questa vecchia incisione. Ma possiamo anche cercare di inserirlo nell'architettura funeraria della regione per scoprire magari che la sua architettura non condivide i tratti caratteristici delle cosiddette pile funéraires dell'Aquitania, erette ad uso di solito dei ceti aristocratici della regione. Insomma, a ben guardare, il Maroc de Haran, per le sue caratteristiche architettoniche, la sua posizione sulla strada principale che esce dal villaggio e a breve distanza dalla supposta dimora di Erode, ben si presterebbe ad essere ciò che la tradizione locale ritiene, cioè il mausoleo del povero esiliato. Per carità, è pieno il mondo
di ruderi attribuiti a questo o a quel personaggio. Cauti, cautissimi. Un mausoleo un po' anonimo però per quei luoghi. Un mausoleo che potremmo ritenere di tipo urbano, non aquitano. E sappiamo che Antipa era stato educato a Roma. Urbano quando non addirittura ispirato alle forme ellenistiche di quel gigantesco mausoleo che si era fatto costruire suo padre, Erode il Grande, in Giudea. Un grande mausoleo la cui ricostruzione, a ben guardare, potrebbe fornire un modello interessante da approfondire. Non oggi. Questa è una finestra che ho aperto, non mi sentirei assolutamente di chiuderla. Ma nulla impedirebbe di pensare che il mausoleo di Erode se lo sia fatto costruire a imitazione di quello del padre. Magari qualcuno dirà, ma non si fanno confronti tra un'incisione ottocentesca e un modellino ricostruttivo di tutt'altro ambiente geografico e storico? È certo che non si fanno. Se gli ambienti geografici, storici e culturali fossero così lontani. Il fatto è di vedere se lo siano davvero. E allora un aiuto lo possiamo cercare anche nella toponomastica, disciplina come sapete scivolosa e per questo disprezzata in genere dagli storici, perché sulla toponomastica se ne dicono tante. Il primo che apre bocca... Ma la toponomastica è la stratificazione dei nomi dei luoghi e della storia dei luoghi. È uno scrigno preziosissimo. Alcuni legano il toponimo Erran alla radice patois her, da una base latina ferus, quindi un luogo selvaggio. Altri pensano al termine her, che è ferro in lingua guascona. Ma, francamente, a me intriga di più aver scoperto che la forma Herran, francesizzata, ha sostituito una forma precedente Herrano, un toponimo che potrebbe essere magari spiegato meglio attraverso un prediale, Herodianum, tratto dal nome del fundus, se non dello stesso monumento di Erode. Congettura è, congettura resta. Come che stiano le cose, la tradizione locale contribuisce insomma a gettare un'ombra, stavo per dire di mistero, parolaccia che non si deve, è tutto improprio in ambito storiografico. E quindi questo mistero, se lo dico, va contestualizzato, perché tanti indizi non fanno una prova e a questo gli archeologi sono attribuiti. La prova in archeologia conosce uno statuto particolarmente complicato. Ma col passare degli anni mi sono andato convincendo che nella euristica archeologica trova posto anche quella che io chiamerei estetica del contesto. Che cos'è l'estetica del contesto? È una sensazione che promana dalla percezione della coerenza del senso restituito dagli oggetti e agli oggetti, dalle e alle memorie. A partire da quel miracolo, tutto da spiegare ogni volta, della loro conservazione attraverso i secoli. E quando questa serie di ricordi concatenati si perpetuano e si trasmettono, che si crea una coerenza che trasmette un suo equilibrio e un suo senso che noi forse non abbiamo ancora capito, ma che spetta a noi cercare di capire. Io in fondo andavo alla ricerca anche di questo, pur sapendo che mancano, certamente a me, dati controllabili per seguire nel tempo i vari aspetti della tradizione che gli eruditi locali davano per certa. Insomma, qualche radicamento questi racconti dovevano pure averlo nell'immaginario del luogo, se ancora nell'Ottocento gli abitanti del villaggio dicevano che nel Marocco di Herran si nascondeva il coccodrillo che infestava il paese al tempo di San Bertrando, quello stesso coccodrillo che oggi è esposto nella cattedrale. La tradizione locale si intreccia però confusamente con la storia filologica. Avete visto che il testo di Giuseppe Flavio ovviamente non propone alcuna connessione, non sarebbe mai venuto in mente, tra l'uccisione del Battista e l'esilio di Erode, ma per gli eruditi locali
La leggenda che istituiva questo improprio collegamento doveva risalire a qualche canonico della cattedrale che secondo loro l'avrebbe proprio trasferita in età moderna alla popolazione del luogo. A me pareva una soluzione un pochino artificiosa, anche perché quella tradizione avrebbe dovuto essere pre-umanistica, più antica della diffusione del testo di Giuseppe Flavio in Occidente, che risale addirittura alla metà del Cinquecento. Certo, anche qui mancano le prove, ma qualcosa mi è parso di intuire aprendo un libro di cui ignoravo l'esistenza, e che è il Chronicon dello pseudo Dexter, opera attribuita a un personaggio del IV secolo, pubblicata da un gesuita spagnolo, Jerónimo Román de la Higuera, alla fine del Cinquecento e poi presto riconosciuta come un falso. In quell'opera, infatti, il falsario, subito dopo la morte di Cristo, nel 33, cita per l'anno 34, sulla scorta di Giuseppe Flavio, Erode Antipa e il suo esilio, collegandolo erroneamente all'uccisione del Battista, e ricorda la sua morte in Spagna. Ma racconta anche qualcos'altro, e cioè la morte di Erodiade, annegata all'Erida nella morsa delle acque ghiacciate del fiume Sicoris, sull'altro versante dei Pirenei. Fonde quindi il testo storico con una tradizione locale, parallela alla ricostruzione erudita e probabilmente ben più antica. La fonte dell'episodio in questo caso ovviamente non è Giuseppe Flavio, bensì Niceforo Callisto, l'autore di una storia ecclesiastica scritta a Bisanzio alla fine del XIII secolo, autore che si dilunga sui diversi destini di Erodiade e della figlia Salomè. Le due donne non appaiono ancora confuse, come poi sarà nell'Europa medievale, nella loro comune responsabilità di aver chiesto e ottenuto la testa del Battista. Erodiade, infatti, sarebbe morta in età avanzata, dopo aver visto la triste fine della figlia, Salomè, quindi, che muore nel fiume, la donna annegata nella morsa di ghiaccio. La tradizione della morte di Salomè, sovrapposta a Erodiade, doveva essere presente nella tradizione di entrambi i versanti pirenaici da data molto risalente, così come molto risalente era l'immagine della morsa del gelo attorno alla testa, immagine ripresa per contrappasso dalla iconografia della testa del Battista, recisa e portata nel piatto, che Niceforo conosce dal testo dei Vangeli e quindi da una fonte di carattere testuale, ma che era comunque già diffusa nella prima età bizantina, come ci dice il Vangelo cosiddetto di Sinope. Questa iconografia, che avrà un'enorme fortuna in età moderna, si svilupperà poi nell'arte dell'Occidente, intendo la testa recisa nel piatto, solo dopo un lungo oblio medievale, nella scultura già dal XII secolo, come vedete lì nella cattedrale di Rouen, e in pittura poi dal 300 e poi dalla metà del 400 a una vera e propria esplosione. Nel leggendario del versante aquitano dei Pirenei, la morte di Salomè con il collo imprigionato nei ghiacci è ambientata, c'è la tradizione. Salomè sarebbe morta nel lago di Barbazan, uno specchio d'acqua serena nei pressi di Saint-Bertrand. Questo episodio si accompagna a una presenza, e quindi sono andato a vederlo, si accompagna a una presenza costante di Erodiade, cioè della mamma, tra le popolazioni del luogo nel ruolo di personificazione spaventosa delle potenze della notte. È lei che percorre i cieli, nuda a cavallo, trascinando le donne della campagna verso i sabba della montagna. Nella religiosità popolare è accaduto spesso che l'eredità pagana venisse correlata al martirio di qualche santo, a un'apparizione mariana o al passaggio leggendario di qualche protagonista del Nuovo Testamento. Un ruolo molto importante lo svolse in questo fenomeno la dea romana Diana. La creazione di Herodiana e la sua assimilazione con Erodiade sono il segno della evoluzione di questa figura,
che però mantiene sempre invariati i suoi tratti di personalità notturna, protagonista di rituali pagani, sopravvissuti nel Medioevo e poi sprofondati col tempo nel diabolico. A Diana, espressione del male, fu affiancato il nome di Erodiade, che ampliava quindi la negatività della guida femminile delle streghe. Da un lato la dea pagana della notte, ma dall'altro il mito cristiano della perversione. Già ripreso nel IV secolo da Giovanni Crisostomo, che rappresenta Erodiade come emblema delle male mulieres, mentre San Girolamo la surge a simbolo della crudeltà disonesta. Il racconto evangelico aveva dunque favorito l'ingresso di Erodiade e di sua figlia nei paradigmi della malvagità e l'aveva posta a capo di un fenomeno, quello della stregoneria, destinato a durare molto nei secoli. Uno fra i primi riferimenti medievali ad Erodiade, condannata a vagare nell'aria fino alla fine dei tempi a capo di donne che ponevano innanzi a tutto l'assassina del Battista come una regina, anzi come una dea, lo rintracciamo nel X secolo in Rateria da Liegi. È un momento di un lungo percorso. Nella caccia alle streghe successiva, che dal tardo Medioevo imperversò in Europa in un clima di intolleranza dove, sapete, che le repressioni di ordine sociale e politico si mescolavano a quelle di ordine dottrinario, di ordine culturale, per lo più misogino e sessuofobico, Diana Erodiade è ormai una strega, una vecchia strega. E per questo Niceforo chiosava che quella adultera, dopo aver visto la figlia ballerina precoce vittima del fato, ballerina, morì anche lei vita longius acta, dopo aver protratto la sua vita alquanto a lungo. In realtà noi non sappiamo l'età della morte di Erodiade, più o meno quando andò in esilio aveva una quarantina d'anni. Miti e riti ancestrali, così come le rappresentazioni delle devianze politiche, sociali e culturali, entrano così con l'età moderna nel folklore, nel quale siamo ancora in certa misura calati. Ma quanto di tutto ciò resta tra i Pirenei? Ho battuto un po' le librerie di Tolosa e dintorni alla ricerca di qualche studio sull'argomento, ma meglio era battere le strade dei Pirenei per scoprire che la danza di Salomè caratterizza ancora le decorazioni delle case delle valli e la vicenda di Erodiade pervade ormai anche l'economia del turismo e accompagna i ciclisti del Tour de France che scalano il mitico Tourmalet che sta proprio lì sopra. Ma il presente non è basato sul nulla. Una leggenda locale fa ancora apparire Erodiade tra le montagne del lago d'Aubert per cacciarne le fate e nel 1280 le costituzioni del vescovo di Saint-Lizier ammonivano le fedeli che nessuna si vanti di cavalcare la notte in compagnia della Diana dei Pagani o di Erodiade. E in pianura, in un'antica pietra scolpita, la cosiddetta Pierre Blanche di Agassac, carica di poteri magici, si riconoscevano le cavalcate notturne di Erodiade. In Italia, nel 1423, un sermone di San Bernardino da Siena sostiene che le vecchie indemoniate si ritrovavano cum eroida in notte Epifanie. E proprio in quella notte la nostra Befana compare nello stereotipo di una vecchia strega dal duplice aspetto. È l'anziana donna con i doni attesa dai bambini prima della fine delle feste, ma è anche la vecchia, la stria, arsa sul falò solstiziale. Questi falò caratterizzano anche un'altra festa del calendario agrario entrata nella religiosità cristiana, i fuochi di San Giovanni, della notte tra il 23 e il 24 giugno. Il folklore parla di Giovanni che ride all'inizio della fase crescente del ciclo solare e di Giovanni che piange, il Battista appunto, il 24 giugno, all'inizio della fase calante, quando l'astro, al culmine del suo splendore, comincia con l'estate a dare sempre più spazio al sole di Cristo, così come dice Giovanni nel suo Vangelo. La festa di San Giovanni è molto radicata in area pirenaica, dove sembra essersi sviluppata in parallelo con la leggenda di Erodiade e della sua trasformazione in strega. La Saint-Jean d'été
È uno dei grandi momenti comunitari dell'anno. Ho avuto la fortuna di imbattermi nel resto di un brandon, che è il resto del grande falò. Si chiede la protezione dei raccolti, delle bestie, delle popolazioni. Sto per liberarvi. È anche la grande festa pagana del rovesciamento dei ruoli e della trasgressione. Un sermone secentesco, sempre di area pirenaica, si sofferma sulle debosce della Saint-Jean, usando proprio il ricordo di Erodiade per ribadire la condanna della danza, della madre di quella ballerina, da parte della Chiesa. «Quando vedi danzare, diceva il sermone, pensa alla testa sanguinante di San Giovanni e ti salverai dalla tentazione del diavolo». Infatti è lo stesso patrimonio artistico delle chiese che ci conferma la diffusione del culto di San Giovanni nelle valli intorno a Saint Bertrand, dove incontriamo le scene della sua vita, anche nei capitelli delle chiese, e dove l'invito ai parrocchiani a fuggire le tentazioni della danza si accompagna alla figura di Erodiade Salomè, che stringe la testa del Battista. In conclusione, quindi, alla fine di questa lunga cavalcata, un semplice coccio ci ha condotto lungo una vicenda millenaria che tiene insieme Oriente e Occidente, storia romana e tradizione cristiana. Le fonti scritte, indebitamente sottovalutate, hanno trovato nelle fonti archeologiche una conferma, a me sembra, meno opinabile di quanto non si fosse sinora creduto. Le tradizioni locali hanno guadagnato qualche punto nei confronti della dotta prosopopea accademica. E vabbè, se ne può discutere. Ma Erode che vino beveva? Possiamo rispondere a questa domanda così apparentemente microstorica, che microstorica non è? Abbiamo visto che le nostre anfore portavano un vino imperiale prodotto in Italia, che circolava nei grandi scali del Mediterraneo e riforniva le cantine di personaggi di rilievo, immagino del mondo politico e militare. Considerando l'estrema rarità dei ritrovamenti e la loro dispersione ai quattro angoli del mondo, dovremmo ritenere che quel vino fosse di particolare qualità. Già, ma quale? Oggi mi sentirei di dire che fosse il celebre Falerno, prodotto in Campania sulle pendici del Monte Massico, poco dopo attraversato il Garigliano. Che il Falerno circolasse nella prima età imperiale in anfore di forma 3S e il 2-4 è indubbio. Queste anfore sono state identificate in tipi che poi hanno avuto il nome di Pompei 8 e Pompei 9, che si distinguono fra l'altro anche per la presenza di bolli stampigliati sul piede, proprio come il nostro esemplare bollato di Pompei. Dobbiamo dire però una cosa, che noi non conosciamo l'esistenza di una produzione imperiale di Falerno. Anche perché il radicamento delle proprietà imperiali nell'agro Falerno si è datato sinora, grazie a quell'iscrizione che vedete in basso, non prima della fine del primo secolo d.C., insomma 50 anni dopo la nostra storia. Le produzioni che noi conosciamo sono produzioni private. Eppure, una prova epigrafica di una produzione imperiale di questo vino viene del tutto inaspettatamente da un frammento di anfora raccolto presso Scafati, nella villa di un certo Popidio Narcisso. Il frammento, che è stato pubblicato in disegno, conserva un'iscrizione dipinta. Nel disegno avevo creduto di leggere quello che un po' il cuore voleva leggere. Falernum Caesaris. Ma potevo portarvi una lettura, diciamo, solo sentimentale. Grazie al vostro invito ho trovato un po' la spinta per cercare di fare l'autopsia di un'iscrizione che conoscevo solo su disegno, che potrebbe essere utile per la nostra rete di indizi e per l'estetica del nostro contesto. Non è stato facilissimo, ma in 2 mesi sono riuscito ad avere l'autorizzazione a vedere il frammento, recuperato da un gentilissimo consegnatario del Museo Archeologico di Sarno, dentro una delle tante migliaia di cassette che custodiscono i materiali degli scavi dell'agro di Pompei.
Quale migliore occasione dunque per prendere armi e bagagli e fare un'altra bella gita? In quello che era fino a 50 anni fa uno dei posti più incantevoli d'Italia e che oggi, diciamo così, è un po' costruito. Missione compiuta con la massima soddisfazione. Quel frammento di iscrizione su un coccio di anfora rotta si legge ancora meglio di quanto pensassi. La lettura è Falernum F. Caesaris, con una A che ci conferma il nome dell'imperatore e una F che ben si addice ad una delle qualità più rinomate del Falerno, il Falernum Faustianum o forse il Fundanum. Tutto sommato sembra che gli indizi per attribuire le nostre anfore ad una tenuta imperiale dell'agro Falerno non manchino. Ovviamente lasciamo che altri ritrovamenti alimentino il nostro carniere e per ora accontentiamoci di sapere che il vecchio Erode e la sua passionale Erodiade all'ombra dei Pirenei devono aver mitigato i rimpianti dell'esilio scaldandosi con un buon bicchiere di Falerno che gli imperatori producevano, insomma, mezzo secolo prima di quanto pensassimo. La nostra, come vedete, è una microstoria. Inattingibile, però, senza la traccia materiale dell'archeologia e senza la cornice della grande storia di cui fa parte. È una matassa di mille fili che alla fine un golfino l'ha fatto. E io spero di avervi trasmesso una parte almeno di quel tanto divertimento che ho provato nel cercare di dipanarla e che spero di provare ancora perché non l'ho ancora pubblicata, perché vorrei che la storia continui. Grazie. Ringrazio il professor Manacorda per questa interessantissima, veramente appassionante presentazione. Non c'è problema, è stato estremamente interessante. E, prima di lasciare spazio alle domande, vi ricordo che è possibile visitare questo spazio espositivo qui nella Sala del Ballatoio, organizzato in collaborazione con la biblioteca, con l'archivio e con il Laboratorio di Scienze dell'Antichità. Se avete domande da porgere al professore, prego. La domanda è giusta e in alcuni casi la cosa è fattibile, in altri no. Per esempio quello di Londra, il contesto non si conosce, quello di Cadice è uno scavo di emergenza. Ho visitato la piccola raccolta nella zona di Cadice ma non dà nessun indizio, ovviamente. Quello di Gerusalemme ho parlato con una collega che mi ha aiutato a capire che potrebbero essere materiali precedenti il 70, quindi quella della cosiddetta epoca del Secondo Tempio, ma non dice nulla sul contesto in sé. E gli unici su cui si potrebbe trarre qualche informazione sarebbero quelli di Ostia e di Pompei. E quello di Pompei è in fondo il meno significativo perché è il più vicino alla presunta area di produzione e sta in una villa dell'agro pompeiano dove si trattavano evidentemente bene. Quello di Ostia viene da un locale, una terma abbandonata e pian piano occupata da rifiuti urbani di epoche diverse e quindi non ci aiuta molto. Io, quando riesco ad andare in biblioteca, guardo sempre se esce un settimo bollo da qualche parte, anzi dovrei dire un settimo sigillo in questo caso. Però la domanda è molto giusta. Sarebbe bello se ne trovasse un altro a San Bertrand. Ci sono altre domande? Questa
caccia di Diana, no? L'esercito di Diana, la caccia di Diana, che comprende anche Erodiade nella tradizione europea, direi, no? Ecco, c'è stato però una fase in cui non erano cattive queste donne, no? Una fase pre-stregonesca in cui anzi erano larghe di doni e di benessere, no? Alla gente, quindi cioè portavano il bene invece che il male. Mi chiedevo appunto, Erodiade che parte poteva avere in una sorta di esercito buono, un pandan dell'esercito furioso, insomma, dei guerrieri, degli uomini che all'inizio giovava invece che diventare poi dannoso e cattivo. E poi quel nome, qui sono un po' ignorante io, Besozia o Besozia, qual è la radice, mi chiedo? Si pensa, perché mi sembra, si pensa che sia collegato a una divinità aquitana e si sono fatte alcune ipotesi, io non mi ci sono soffermato perché riguarda proprio tipicamente il Pantheon di quella zona. Sull'altra questione direi così, e vi l'ho mostrato rapidamente ma già ero troppo lungo, il canone Episcopi nel IX secolo è il documento che per primo ci parla di questi gruppi di donne e sono ancora viste con una certa tolleranza e un occhio un po' paternalistico e benefico, in fondo sono delle vecchiette, in fondo sono delle donne, in fondo non fanno male a nessuno. E non è ancora avvenuto quella fusione, il nome di Erodiade compare solo nel secolo successivo, quella fusione della tradizione non ancora, diciamo, della vera e propria stregoneria, ma in cui i riti agrari, i pagani, delle forme associative, per così dire, alternative, più o meno tollerate, specialmente in ambiente agricolo, per quanto siano state tollerate, ma ritenute in fondo innocue, si unisce invece con quella che è stata sempre la tradizione negativa. Non esiste, a mio modo di vedere, una fase positiva del mito di Erodiade. Erodiade aggiunge il segno della malvagità, della crudeltà e dell'aspetto sessuale e perverso della donna e sulla tradizione pagana, notturna e infera di Diana e Ecate. E quindi questa fusione di Diana diventata divinità della notte diabolica e di Erodiade assorbe dentro di sé la tradizione, per così dire, più tollerata delle congreghe di donne, ma siamo nell'alto Medioevo, e già con Giovanni di Salisbury, poi tra XII e XIII, e poi il Malleus Maleficarum, tutto questo porta alle estreme conseguenze, ma già nel XII-XIII secolo l'aspetto, la fusione è avvenuta. E che Erodiade abbia avuto, sia stato in qualche momento un modello di, se non di virtù, lo escluderei proprio, no, perché appunto, la condanna della Chiesa è già radicale fin dall'inizio. Nell'immaginario può essere anche arrivata al momento giusto, quando da tollerate o anche tendenzialmente buone, satia, abbondanza, ecco, gli altri nomi, certo, diventavano cattive, e allora Erodiade ci stava bene. Forse è servita a far diventare cattive anche le altre. Grazie. Una piccola, diciamo, nota: è possibile in qualche misura che in realtà la conoscenza, diciamo, delle notizie di Flavio Giuseppe sia arrivata per tramite delle due versioni latine? Perché noi sappiamo che dal IV secolo circolano e abbiamo i manoscritti, quindi potenzialmente versioni tipo lo Pseudo Rufino
che sono di fatto delle traduzioni latine di Giuseppe, potrebbero aver forse collaborato a mantenere quantomeno o a corroborare una tradizione locale. Non so. Questa è un'interessantissima ipotesi che io non conoscevo, una dotta osservazione filologica che merita di essere approfondita sicuramente, come no? Grazie. Ancora sotto l'effetto, affascinato dalla questa costruzione veramente molto, che prende veramente tanto. Ecco. E volevo solo dire, appunto, effettivamente credo che l'identificazione del luogo d'esilio sia veramente, almeno non sono uno specialista di queste cose, però poi è noto che i romani mandavano in esilio generalmente in posti molto provinciali, quindi non tanto a Lione, a Lugdunum, che era un centro così, ma piuttosto lì almeno. Lo so, però Archelao lo mandano a Vienna, a Vienna degli Allobrogi, quindi a un tiro di schioppo da Lione. E quindi questo argomento che inizialmente minore, mi pareva un argomento forte, poi mi si è indebolito. Tutto all'Alba Fuciens di Edone e altri, eccetera. Certo, Tiberio, insomma, è stato mandato a Rodi, nella capitale, che non era, no, proprio, ecco, un centro minore, però non è, fa un po'. E niente. Poi è molto divertente la cosa di Saint Bertrand, qui non sono mai stato, però è una piccola cosa curiosa che probabilmente sai, per parecchi anni è stata la sede di interessanti convegni di economia antica, no? Quando Pierre Briand non era al Collège de France, ma era a Toulouse, e si sono fatti dei volumi, alcuni particolarmente rilevanti, e sono convegni fatti a Saint-Bertrand de Comminges, non so in che sede, ma avevano una sorta di sponsor locale, credo, che aiutasse, quindi è buffo che la tua anfora Certo posto si adatta benissimo a questo tipo di convegni, perché è una specie di paradiso fuori dal mondo. Infatti me lo dicevano Brian e altri, di questa bellezza del sito, ecco, eccetera. Quindi, non era una domanda. Il posto è anche particolare, perché e si capisce perché sia nato lì Lugdunum, perché Pompeo poi che ha Convenarum, perché ha riunito gruppi sparsi, perché è all'imbocco del passaggio, che è l'unico passaggio dei Pirenei tutto di fondovalle, non c'è un passo di montagna, e quindi è, in realtà è sperduto, ma è strategicamente posto. Grazie, ci sono ancora domande? Eccoci. Dunque, io da un mondo completamente diverso ho apprezzato la filippica contro lo specialismo, di cui mi sembra che questo sia un bellissimo esempio. Mi domandavo se voleva elaborare su questo aspetto. Volete che vi dica? Io non ho una risposta. Ci sono degli aspetti caratteriali che naturalmente ognuno gioca per sé. La vita ognuno se la organizza come meglio pensa. Io caratterialmente sono portato di più a mettere insieme le cose, magari pagando il prezzo dell'approssimazione, altri hanno un godimento e una felicità nell'andare fino in fondo, nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo. Però non parliamo di individui, in questo caso parliamo di tendenze della cultura. La mia impressione è che il grande tema del XXI secolo, qui forse si parla un po' poco, è proprio il rapporto da specializzazione e visione olistica della cultura. E tra l'Otto e il Novecento le discipline si sono costruite come fortini chiusi dentro cerchie impenetrabili, e all'interno di questi fortini hanno eretto i loro singoli fortini. Credo che si cominci a capire come, non potendo fare a meno degli approfondimenti specialistici, stiamo un po' rinunciando al senso della conoscenza specialistica, che è quella di dare strumenti potentissimi per ricollegare in sintesi superiore, a livello superiore, le conoscenze, altrimenti che studiamo a fare? Non vorrei trovarmi in un mondo dove un certo
numero di sacerdoti della scienza e della cultura sono tenuti buoni in un angolo a fare i loro giochetti, tanto al resto pensiamo noi tecnocrati, ammesso che sia la tecnocrazia l'alter ego di certa cultura. Le discipline ognuno deve guardarsi un pochino il proprio ombelico. Adesso non voglio fare provocazioni, ma io ho un figlio che sta facendo il dottorato di fisica, quindi a casa mia ho un suocero fisico, a casa mia i libri di fisica giravano, una volta non mi ricordo che libro era, ma lessi la prefazione e questa prefazione era un panegirico della interdisciplinarità di quel libro. Allora sono andato a vedere quali erano le materie che in quel libro danzavano insieme questa bella festa. Non saprei dirne neanche una, perché erano definizioni complicatissime di aspetti complicatissimi, ora non posso dirvi se della fisica delle particelle o di che cosa, sicuramente fondamentali. Ecco, ma quando l'interdisciplinarità diventa, e non è una critica, ma opera in una situazione già così per definizione iperspecialistica, è una intradisciplinarità che non esce dai propri campi. Nel nostro campo noi abbiamo tanti di questi casi, perché da archeologo so benissimo che cos'è la ceramologia, e quindi studi fondamentali sulla ceramica antica, senza la quale ci mancherebbero strumenti basilari per l'interpretazione storico-cronologica e funzionale dei contesti, che a certe volte si parlano a se stessi, c'è bisogno anche di quello, c'è bisogno anche di qualcuno che ogni tanto li tiri un pochino fuori. Nell'epigrafia questo è diventato un problema tale che ha portato a volte una disciplina meravigliosa, perché è proprio contestuale per definizione, a trovarsi intorno dei muri, perché a volte gli epigrafisti pare che riescano a parlare solamente con se stessi attraverso epigrafi a loro volta. È un problema che riguarda tutte le discipline. Personalmente credo che c'è un lavoro importante da fare nella riconsiderazione dei profili formativi alle diverse sedi. E noi siamo ancora qui, siamo nel 2015, e stiamo lì a discutere se nella scuola secondaria o primaria o quella che è, quanto ci voglia di latino, di greco, di storia dell'arte. Stiamo ancora parlando in termini di materie che hanno una definizione metà ottocentesca. E io credo che non sarà nessuna riforma che darà un pochino più di sintassi, un pochino meno di grammatica, un pochino più di storia del quartiere oppure di visita a un museo che cambierà il problema. Non dobbiamo più ragionare in questi termini. La percezione dell'unità degli aspetti linguistici, paesistici, monumentali, artistici, è data da un approccio olistico a queste cose. Finché noi a questi ragazzi non riusciremo a far capire che le cose avvengono nei luoghi, e che quindi la geografia non è una cosa mnemonica, avvengono nel tempo, e quindi l'evoluzione storica ha un suo significato, avvengono nei rapporti umani e nell'uso delle cose, l'antropologia ha una sua funzione, e che il livello estetico e il livello funzionale non sono così separati come si pensa. Finché noi non le distruggiamo, ma veramente distruggiamo queste discipline, difficilmente potremo poi portare all'università e chiedere all'università di ricostruire delle figure professionali che poi magari, alle quali poi magari chiediamo di gestire il patrimonio monumentale, artistico e paesistico di questo paese. E lo gestiscono con la specializzazione di chi magari sa datare benissimo una tela del Guercino, o ha trovato una tipologia di un coccio finora non conosciuta. Tutte cose che servono, ma se non si riporta a sintesi il senso di questi studi, credo che prima o poi ci tratteranno come delle persone nello zoo. Sono ancora domande? Altrimenti arrivederci alla prossima conferenza pubblica di VIS, e ringraziamo ancora il professore per questo splendido contributo. Grazie.